Una delle situazioni che si stanno creando in questo momento per tante persone che hanno creduto al mondo delle criptovalute, non intendo solo Bitcoin, è vedersi di fronte ad un'enormità di opportunità. Siamo di fronte a un mondo, quello cripto, straordinario e entusiasmante. Infatti, mentre oggi il re incontrastato del mondo delle criptovalute è il Bitcoin, intorno a lui stanno nascendo delle galassie di opportunità su tantissimi progetti, le cosiddette altcoin, ma non solo. E ovviamente queste opportunità stanno rendendo felici tantissimi di voi. E io lo so per certo perché do delle consulenze a tantissime persone di questo mondo. Ora, all'interno di questo contesto, l'Agenzia delle Entrate, parliamoci chiaramente, ci sguazza e ve lo posso garantire, dato che mi occupo di fisco e Agenzia delle Entrate da un bel po' di anni. Come lo stanno facendo? Stanno creando delle prassi, no? Con i vari interpelli. E spesso ci troviamo di fronte a informazioni frammentate e una strada poco chiara da percorrere su quello che dobbiamo fare. Ora ti sembrerà strano quello che sto per dirti, ma devi sapere che un problema, l'Agenzia delle Entrate, le tasse, il fisco, possono essere trasformate tranquillamente in un'opportunità. Ed io cosa ho fatto? Ho creato un nuovo videocorso dedicato al mondo cripto. Il titolo è Tasse, pagare o non pagare. Perché l'ho fatto? Perché la confusione che si è generata in questi anni, dalle varie prassi del fisco italiano, dalle varie interpretazioni di commercialisti, consulenti, avvocati, ci fa muovere tutti con molta cautela e scetticismo. Ma spesso si utilizzano metodi da cameretta, io li chiamo. Avete presente gli investitori da cameretta? Bene o male, siamo un po' tutti investitori da cameretta, no? All'interno di questo mondo. O perlomeno partiamo da lì, ma prima o poi dalla cameretta bisogna uscire. Non si possono utilizzare sempre approcci di basso profilo. Bitcoin è un asset da alto profilo e ha bisogno di risposte da alto profilo. Satoshi Nakamoto, nel suo white paper, non ha scritto: ho inventato Bitcoin per non pagare le tasse. Siamo noi che ci dobbiamo organizzare qualora le vogliamo pagare le tasse o qualora vogliamo iniziare a studiare a come fare a non pagarle. Ovviamente in maniera lecita e incontestabile. E quindi ho creato questo videocorso per affrontare a testa alta, con approcci di alto livello, quelle che sono le strategie che puoi mettere in campo. Innanzitutto per prendere le basi, per avere le basi, dichiaro o non dichiaro. E se dichiaro, cosa devo fare operativamente? Lì dentro lo trovi. Quali sono gli errori comuni che stanno commettendo, purtroppo, ahimè, molti commercialisti? L'Agenzia delle Entrate come si muove? Come devo movimentare i soldi in entrata e in uscita nei vari exchange? Perché poi alcuni altri utilizzano Wirex, Revolut, attenzione, perché quello è schedato come un conto corrente rispetto a determinate regole. Come si pagano qualora io volessi pagare le tasse sulle criptovalute realmente, nel concreto? Cosa devo fare? E soprattutto, c'è un modo per non pagare tasse in maniera legale? Bene, io all'interno di questo videocorso ne illustro 4. Gli unici attualmente esistenti li trovate tutti lì dentro. Quello che voglio dirvi è che dobbiamo affrontare il mondo delle cripto, questa grande galassia delle criptovalute, con consapevolezza, con la consapevolezza di sapere che il fisco ci renderà la strada difficile e cercherà di incassare in qualsiasi modo, ostacolandoci. Noi dobbiamo andare avanti sicuri verso il nostro obiettivo, senza cercare di trasformare l'opportunità che ti sei creato in un problema. Anzi, dobbiamo trasformare il problema in un'opportunità, un'opportunità per crescere. Ovviamente all'interno del videocorso c'è tutto. Dal mio punto di vista, infatti, sotto il sottotitolo è tutto quello che devi sapere dalla A alla Z. Quello che devi sapere e fare. Sul web, lo sai, si trova di tutto. Trovare un commercialista esperto è missione quasi impossibile. Poi oltretutto devi avere la fortuna di trovarlo e che sia in linea con il tuo modo di vedere le cose, che sia oggettivo, ma allo stesso tempo capisca quelle che sono le tue esigenze. Dal mio punto di vista è arrivato il momento di prendere il toro per le corna. E se vorrai, ora lo puoi fare, puoi scoprire tutto il programma di questo videocorso. Puoi vedere qui il link, puoi consultarlo, puoi fare quello che ti pare. All'interno del videocorso hai tutto in un unico corso. Niente, ragazzi, chiudo questo video augurandovi ancora per molto tempo un buon viaggio, anzi un cripto viaggio, e che Bitcoin sia sempre con voi e con il vostro spirito.